Pace a te, anche stasera siamo insieme, vogliamo prendere posto. Posto voglio dire prendere posto davanti al Signore, cioè metterci in comunione con il Signore. Il posto così per sederci non ce lo dobbiamo, non ci dobbiamo incoraggiare, perché tanto tu sei già a un posto dove ti senti a casa tua, ti senti già accomodata, accomodato come stai. Dobbiamo prendere un altro posto, sintonizzare il nostro cuore con Dio, con lo Spirito Santo, proprio come quando con attenzione mettiamo insieme per la ricarica di un nostro cellulare, iPhone. Siamo attenti, attenti perché quei fili così sottili possano toccare. E guardiamo anche un'altra cosa. Se alla fine che abbiamo fatto l'operazione si vede quel segnetto che indica che c'è l'energia dentro. Perché spesse volte cosa succede? Lo mettiamo così dall'impressione che abbiamo fatto. Quando ci alziamo la mattina lo troviamo scarico. E guardiamo bene e vediamo che non c'è quel piccolo segno che indica la presenza dell'energia. Questo ci aiuta a comprendere quanto è importante che noi prendiamo posto davanti al Signore e che non sia un posto seduti oppure artificiale, senza guardare con attenzione se ci siamo collegati o stiamo cercando di vedere come trovare il punto esatto per poter prendere, sintonizzarci con lo Spirito Santo che è insieme con noi. A volte abbiamo fatto su per le montagne delle ricerche per cercare la radio, per mettere un'antenna e così via. Basta poco, poco, poco che lo sposti e non si sente. Ora è tutto automatizzato. Una volta non era così. Bisognava stare attenti, attenti, attenti. Bastava un poco che spostavi, già non prendeva più. E così sono le cose spirituali. E allora noi dobbiamo vigilare su questo. E sai, sorè, fratè, nessuno lo può fare per te e nessuno lo può fare per me. Questo è un insieme che il Signore ci permette di stare insieme, di incoraggiarci a vicenda, di condividere la parola del Signore, che per lo Spirito Santo Lui l'amministra in un modo speciale. L'altra garanzia che abbiamo è che dove arriva la Sua parola, arriva la Sua presenza, perché la parola di Dio porta la presenza dello Spirito di Dio, perché è lo Spirito che trasferisce la sua presenza, che insegue la parola. Lo Spirito Santo segue la parola. Dio disse e fu fatto. Dove arriva la parola, lo Spirito insegue la parola di Dio. E quando arriva, se trova la predisposizione nel nostro cuore, c'è una scintilla viva dentro. Quando Gesù dice: voi riceverete dinamite, potenza. Non so se sai come funziona la dinamite. La dinamite è una cosa morta, messa lì, resta lì, però c'è un filo conduttore che si chiama la miccia, che si tira, è un filo che ci cammina dentro la fiamma e ad una certa distanza si accende nel canale, nella guaina, il fuoco cammina. Quando arriva quella scintilla, vedi un'esplosione che non finisce mai. Sai quando succede qualcosa nella tua vita? Quando funziona la dinamite divina? Quando noi cerchiamo di connetterci con quella energia spirituale che viene dallo Spirito Santo e quella scintilla di fede, quella scintilla della presenza dello Spirito Santo inietta qualcosa di speciale che porta guarigione, liberazione, salvezza. Perciò ci dobbiamo sempre aspettare qualcosa che viene da parte del Signore. E non la decidiamo noi,
Però attenzione, noi abbiamo una possibilità di metterci nella giusta posizione davanti al Signore. Poi farà Lui l'opera sua. Quello che è importante è che noi abbiamo quella voglia di vedere che il Signore faccia qualcosa nella nostra vita. E tu sei dall'altra parte. Io a volte sto dall'altra parte. È da tanti anni che seguo. Prima di essere da questa parte ero da quella parte. Ma quando sapevo che c'era un programma che mi parlava, ci restavo lì attento per vedere, per guardare se c'era un richiamo, se c'era un invito. Mi spostavo verso la televisione, alzavo le mani, ancora lo faccio, perché se ci resti come uno morto, ti passa la voglia di campare. Se invece ti nutri della parola del Signore, mi ricordo un fratello che stava tanto intento, e ancora è vivo, è molto anziano, il fratello Rauti, che stava, si nutriva davanti alla televisione, restava così impavido con un desiderio di ricevere, tanto che era interessato, restava con la bocca aperta. Diceva la moglie: "Ma che fai? Stai con la bocca aperta?" Dice: "Mi devo riempire." Ci vuole la partecipazione. Quando noi ascoltiamo la parola del Signore, quando condividiamo la parola del Signore, dobbiamo aspettarci che Dio fa qualcosa, perché la cosa bella che abbiamo è che noi abbiamo a che fare con un Dio che copre l'universo intero, non lo può contenere, e sai, la sua presenza è proprio dove sei tu, la sua presenza per lo Spirito Santo è proprio dove siamo noi. Per lui non ci sono distanze, non ci sono muri, la sua presenza invade ogni cuore che per la fede si aspetta qualcosa. E tutti quelli nel Vangelo, il più grande esempio che troviamo nel Vangelo e anche nella parola del Signore è che in quel piccolo condensato del Vangelo troviamo delle persone che con interesse si spostano verso Gesù senza perdersi d'animo, agiscono in fede, litigano col Signore, se le inventano tutte pur di ricevere quello che dovevano. C'è qualche bisogno stasera? Così ti devi spostare verso Dio ed Egli non mancherà di rispondere al bisogno del nostro cuore. Ma non è solo un bisogno che dobbiamo sempre avere, solo bisogno, ma anche il piacere di sentire la sua presenza, anche il piacere di ricevere un grande battesimo, una immersione nello Spirito Santo e perché no, un battesimo di amore che senti la tua vita come permeata dalla presenza dello Spirito Santo, ti senti leggero, permeato dalla presenza dello Spirito Santo che fa fluire nella tua vita un fiume di benedizione, che scorre l'amore di Dio attraverso di te e senti la sua presenza tanto reale che ti viene la voglia di glorificare Dio, tanto che non trovi le parole e molte volte oltrepassiamo i limiti delle nostre resistenze e ci commuoviamo perché le parole sono troppo piccole per esprimere quello che lo Spirito Santo sta facendo nella nostra vita. E perciò abbiamo un'occasione di poterlo lodare, non tanto con parole, ma col cuore. E così vogliamo andare al Signore insieme. Dobbiamo imparare a cercare il Signore con tutto il cuore, a aprirci ed aspettarci. Non gli portiamo subito quali sono i nostri bisogni. Cerchiamo di avere prima di tutto comunione con Lui. Perché se io non incontro una persona, che gli posso chiedere? Se invece comincio a comunicare, c'è la domanda e la risposta. Impara a parlare col Signore. Se tu stai zitto, stai zitta, che ti deve rispondere il Signore? Se tu invece comunichi, ti arrivano delle risposte nel cuore che ti sorprendono, ti fanno sorridere, dici: "Ma il Signore dove li va a prendere?" A volte succede proprio così, perché tu vedi una cosa tanto grande davanti a te che ti sembra insormontabile, tutto un tratto ti dà una risposta che calma tutta quell'ansia
perché ti va a dare una risposta che tu non avevi visto e non sapevi. E non solo, ti fa vedere il bene in quella circostanza che ti trovi che non avevi visto. E gloria sia resa a Dio, perché egli ci apre gli occhi del cuore, per comprendere poi come la vede lui. E molte volte le vedute sue sono molto, 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 non molte volte, sempre, sono meglio delle nostre. Perciò mettiamoci insieme e ci mettiamo a lodare il Signore. Spegni tutte le altre cose e mettiti a cercare il Signore. E poi se senti che lo Spirito Santo ti parla, se senti che ti devi muovere in fede, se devi alzare la mano, se devi lodare Dio, ecco, queste espressioni di libertà portano libertà. E se senti che il Signore sta facendo qualcosa, un'opera nella tua vita, assicurati, comincia a fare quelle cose che non riesci a fare, non riuscivi a fare. Perché mentre ti muovi in fede, lo Spirito Santo opera. Quello che è importante è che tu sei coinvolto e che sei ubbidiente. I 10 lebbrosi, quando partirono, che gli disse Gesù: andate, loro partirono senza dire: ma vedi come sono, che ci vado a fare? Potevano dire: ma mi mandi dal sacerdote, arrivo là. E quello dice: tu sei lebbroso, che sei venuto a fare? Invece loro si sono partiti e lungo il cammino si sono guardati e le cose erano cambiate. Sono andati e gli ha fatto il certificato. Ha detto: potete tornare a casa, perché lui era il dottore che doveva poi certificare che potevano ritornare. Si sono presi il certificato e sono tornati a casa. Signore, ti vuole dare un certificato stasera per la fede. Quando tu poni la fede in lui, che è presente proprio dove tu sei, la risposta ti arriva personalizzata. E puoi agire in fede, perché tanto è una cosa tra te e Dio. Se devi condividere con gli altri, non sempre li trovi d'accordo, ma dato che è qualcosa di personale, provaci, metti alla prova Dio e poi vedi se Dio risponde o no. Lui non manca mai all'appello, perché lui ha delle risposte che ci sorprendono ogni volta che andiamo a lui. Cantiamo un bel canto. Numero? Prego, alza la voce. 796. Bravo, 796. Gloria al Signore, gloria sia resa a Dio. Apri i miei occhi. Apri i miei occhi, Signore. Voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, voglio vederti, voglio vederti. Non fisicamente, vogliamo avvertire il tocco della Sua presenza nella nostra vita, nel nostro essere. Voglio vederti, vederti.
versare il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Allora adesso ci fermiamo e facciamo una bella cosa. Preghiamo il Signore, ci alziamo in piedi e ci mettiamo a pregare con tutto il cuore, che il Signore riscaldi i nostri cuori, perché fuori fa caldo ma dentro siamo un poco freddi, Allora chiediamo al Signore che ci riscaldi, invochiamo tutti insieme la presenza dello Spirito Santo, sì, tu la chiedi per te, noi la chiediamo per noi, la chiediamo per tutti insieme, perché se ci avvolge, allora cambiano le cose. Perché lui scrolla d'addosso tutte le formalità, tutte quelle cose che si attaccano, tutta quella polvere quotidiana che si attacca sul nostro essere, che cerca di coprire, di non far salire la lode, la gloria verso Dio. Così arriva, quando arriva col suo vento, toglie pure la polvere. Non c'è la pulizia che fa il vento in un parcheggio, non c'è nessuno spazzino che la può fare. Perché non solo porta via le foglie, porta via pure la polvere. È bella questa immagine del vento, ma non è solo un'immagine. Sai che mentre lo invochi con tutto il cuore, puoi sentire la presenza del vento dello Spirito, la brezza della sua presenza che ti avvolge. Gloria al Signore. È bello poter sperimentare a volte quando pensi che ci sia qualche finestra aperta e invece ti rendi conto, perché ti sorprende, è il soffio della sua presenza intorno, che senti la brezza della sua presenza. Desidera, non ti piacerebbe sentire un poco di vento dello Spirito Santo intorno a te, che soffia, che cambia un poco l'aria, quell'aria afosa di questo mondo prosciugato, aria afosa, che arriva un poco di vento celeste, un poco di soffio dello Spirito Santo su di te. Ti piacerebbe sentire un poco intorno a te, i capelli che si cominciano a muovere, e dici: che è successo? Che mi succede? Dai, che ci possiamo riuscire. Sì, sì, lui vuole abbassarsi proprio su di te dove tu sei. Dai, invochiamolo insieme, che prenda i nostri cuori, le nostre menti e ci trasporti nel voler cercare con tutto il cuore. Dai, che fai un'esperienza nuova stasera. Forse non l'hai mai sentito, non l'hai mai visto, non hai mai assaporato il vento come soffia, invece così cominci a sentire qualche poco di capelli che si cominciano a muovere. Gloria al Signore. Dai, proviamoci, andiamo al Signore insieme. Mettiamoci a pregare con tutto il cuore. Oh Spirito Santo di Dio, noi ti invitiamo in mezzo a noi, ti invitiamo su di noi, ti invitiamo sopra di noi e dentro di noi, perché tu sei penetrante, alleluia, tu penetri nelle profondità del nostro essere, non c'è nessuna cosa così sottile che sa penetrare e porta una luce nuova nel profondo del nostro essere, dove noi stessi non riusciamo a poter vedere ed entrare. Sì, Spirito Santo di Dio, tutti insieme ti invochiamo,
ti invitiamo e ti diciamo: soffia su di noi. Sì, Gesù ha detto che il vento soffia e ne sentiamo il rumore, ma sappiamo che si muove in un modo speciale ed opera in mezzo a noi. Sì, soffia Spirito Santo, vieni dai quattro venti e soffia su tutto il territorio dove arriva la tua parola, in lungo e in largo, Signore, perché tu ci hai detto che dove arriva la tua parola arriva la tua presenza in ogni cuore che ti brama e ti desidera. Perciò noi siamo nella tua presenza e con tutto il nostro cuore ci apriamo a te, perché vogliamo sentire la tua presenza, abbiamo fame di te, vogliamo dire come il salmista: abbiamo fame di Dio, dell'Iddio vivente che si manifesta attraverso il soffio dello Spirito Santo. Soffia su ogni cuore che ti cerca, che ti invoca, che brama fare un'esperienza. Spirito Santo di Dio, battezza nello Spirito Santo quanti cercano la tua presenza. Tu sei all'opera e stai per promuovere un risveglio speciale in ogni cuore che ti cerca con tutta la passione dell'essere. Signore, ti preghiamo di assisterci in questa ora mentre siamo nella tua presenza, e parla ai nostri cuori. Ti preghiamo per quanti siamo insieme, che lo Spirito tuo Santo possa operare. Oh, non vogliamo mancare di presentarti quanti hanno dei bisogni particolari, Signore, sì, quelli che veramente tu vedi e che conosci che sono necessari per amore di Gesù Cristo. Li presentiamo a te perché tu possa operare e che tu possa essere glorificato, perché quando tu operi il nostro cuore non può dire il contrario, perché quando tu operi tu fai comprendere al nostro cuore che sei stato tu, perché solo tu puoi fare certe opere che ci permettono di lodare e di benedire te. Signore, grazie perché la tua parola ci aiuta nel dire: grida a me nel giorno della distretta, e noi gridiamo a te. Tu mi invocherai, io ti risponderò e tu mi glorificherai. Signore, quando noi riceviamo delle risposte, ti glorifichiamo in un modo nuovo, perché il nostro cuore non sa trovare le parole come poterti ringraziare, e ti glorifichiamo con spontaneità, con sincerità, perché grandi sono le opere che tu fai in nostro favore. Partecipa alla tua presenza, ai nostri cuori, ed edificaci in te, Spirito Santo di Dio. Avvicinaci, attira il nostro cuore, sì, tu ci sai attirare come una calamita verso l'Iddio onnipotente. Incollaci verso di te, Signore, e riversa la tua divina presenza in mezzo e su ciascuno di noi. Signore, ti vogliamo chiedere una cosa tutti insieme: non vogliamo essere disturbati da forze che non sono quelle del potere del tuo regno, perché insieme ti diciamo: venga il tuo regno con tutto il suo potere qui ed ora mentre siamo nella tua presenza, e qualsiasi forza nemica, diabolica, satanica, demoniaca, qualsiasi spirito seduttore che vuole distrarre la mente di ogni fratello, di ogni sorella, nel nome di Cristo, di colui che ha ogni potere in cielo e sulla terra, leghiamo queste forze e nel nome di Cristo li riversiamo nell'abisso, perché vogliamo avere comunione con te. Sì, chiediamo liberazione totale per ogni fratello, ogni sorella che grida a te. Nel nome di Cristo sventriamo ogni forza satanica e rilasciamo il tuo fuoco consumante per distruggere le forze dell'avversario, perché noi vogliamo avere comunione con te, Cristo risorto, che per lo Spirito Santo sei presente in ogni cuore che ti cerca, che ti invoca. Sì, Signore, ti ringraziamo per la liberazione che tu porti, perché tu porti liberazione. Tu sei venuto per liberare i prigionieri del peccato, e noi, Signore, ti ringraziamo perché ancora stasera tu permetti ai nostri cuori di
sentire la tua presenza, di verificare che tu sei presente, perché la tua santa unzione porta libertà di mente, libertà di cuore, freschezza, respiro nuovo, e tu porti vita nuova, perché tu sei il Dio vivente e purificante. Signore, partecipa alla tua presenza. Ti vogliamo, Signore, pregare per la tua parola. Mentre siamo insieme, ogni cosa che viene fatta sia guidata dallo Spirito tuo Santo, te lo chiediamo insieme, la tua parola che possa portare un messaggio adatto per ogni cuore che desidera ricevere da te una parola che viene da te. Perciò, Signore, per quanto dipende da me, ora mi presento davanti a te per dire: Spirito Santo di Dio, possiedimi, prenditi la mia mente, il mio cuore, il mio essere, il tutto di me. Svuotami di qualsiasi cosa che può essere di intralcio per amministrare e condividere la tua parola, perché lo Spirito Santo la faccia da padrone nella mia vita mentre amministro la tua parola, perché Gesù Cristo sia innalzato, glorificato e benedetto. Abbassami, Signore, ed innalzati nella mia vita per poter amministrare e condividere la tua parola sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo per la gloria di Gesù Cristo, che Lui solo deve essere innalzato, glorificato e benedetto in mezzo a noi. Te lo chiediamo tutti insieme e ti ringraziamo, Signore, perché Tu sei presente per operare in favore di ognuno che si rivolge a Te in fede e Ti dà il posto che Tu meriti nella propria vita. Parlaci, ammaestraci, insegnaci, edificaci, fortificaci e continua a restare con noi questa sera. Sì, che lo Spirito tuo Santo continui ad aleggiare come un sorvegliante speciale per guardare la necessità dei tuoi figli e rispondere ai bisogni sinceri che vengono presentati a te. Permettici di adorarti in spirito e verità, che il nostro spirito si elevi verso di te per essere toccato dal potere del tuo Santo Spirito, essere ravvivato, toccato, rinnovato, rinfrescato e fortificato in Cristo e nella forza della sua possanza, per la gloria di Gesù Cristo, il Figlio tuo, che a noi vogliamo rendere lode, onore e gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie a te, Signore. Amen, amen. Accomodatevi e insieme vogliamo cantare un bel canto. 546. Ti vogliamo benedire. Da gloria al Signore. Se senti nel cuore di lodare Dio, fallo. Non ti trattenere. Questa è una chiesa libera. Cioè libera vuol dire non libera senza denominazione, anche quello, ma libera che vogliamo restare liberi nella presenza del Signore. All'antica, Signore, ti lodo, ti voglio benedire, ti voglio glorificare, tu sei meraviglioso. 546 che dice: meraviglioso è il suo nome, meraviglioso Gesù Signore. Alleluia. Cantiamolo con tutto il cuore e cantalo pure tu. Chiudi gli occhi e apri il cuore di Signore, tu sei meraviglioso, alleluia, ti voglio lodare, ti voglio benedire, tu sei meraviglioso, Signore, anche se sta parola è difficile da sapere che vuol dire, ma sappiamo che è meraviglioso. Gloria al Signore, alleluia.
Altre fessure e lodarlo con tutto il cuore, creare proprio un rapporto così forte con Lui, in modo che sentiamo il flusso della Sua presenza che alimenta dentro di noi quella nuova forza che è come una ricarica che viene e comincia a cambiare la nostra voce, il nostro modo di esprimerci, cominciamo a sentire un tonificante speciale nella nostra vita, perché è una forza nuova che è di natura spirituale, che rinnova il nostro essere per mezzo della presenza dello Spirito Santo, che è uno spirito vivificante che penetra nella nostra vita, è più sottile dell'ossigeno. Sai la differenza che passa quando tu respiri aria piena di ossigeno? Non la vediamo con gli occhi, ma sentiamo la differenza. E così è nella parte spirituale, quando la Sua presenza comincia a penetrare nella nostra vita, quell'ossigeno speciale celeste porta un benessere dentro di noi che, alleluia, cambia tutto, perché la Sua presenza porta vita nuova, il flusso della vita divina che penetra nel nostro essere. Gloria sia resa al Signore. Cantiamo un altro canto insieme. 814. Grazie al Signore. Ti vogliamo benedire. Non ti fermare di dare gloria al Signore. Dillo con tutto il cuore: Signore, ti voglio lodare, ti voglio benedire, Signore, che mi dai l'occasione di poterti lodare insieme con i fratelli, insieme con le sorelle.
Sì, è un piacere poter condividere insieme. I cieli narrano la gloria del risorto Re. Sai perché succede tutto questo? Perché Gesù Cristo è risuscitato, perché è sul trono, perché è alla destra del Padre, perché gli è stato dato ogni potere e perché trasferisce nella nostra vita la presenza dello Spirito Santo. Egli non viene come con i capelli lunghi, trasferisce il suo potere, la sua presenza per lo Spirito Santo, perché Dio è Spirito e quando noi lo adoriamo in spirito e verità, cioè eleviamo il nostro spirito da volere avere un incontro con tutta la passione del nostro essere, allora là succede, quella è la comunione, quello è l'incontro speciale che accade nella nostra vita. Gloria al Signore. Lodiamolo con questo bel canto. Se i cieli narrano, anche noi lo vogliamo lodare. Oh, ti lodiamo, Signore, sì, sì. I cieli narrano la gloria del risorto Re. Chi è pari a lui in bellezza e santità, per sempre regnerà. Gesù l'agnello di Dio, il dono tutto è, adoro solo Lui, proclamerò la gloria del risorto Re. Gesù l'agnello di Dio, il dono tutto è, adoro solo Lui, proclamerò la gloria del risorto. E solo Lui adoria per sempre regnerà. Gesù l'agnello di Dio, il dono tutto è, adoro solo Lui. Al trono dell'agnello, a Lui ci incitiamo, e solo Lui adoriamo. Vogliamo
cantare quel canto che dice Dio non rifiuta la preghiera, e ci vogliamo proprio avvicinare col cuore per pregare il Signore. Il canto ci porta tutti insieme nella stessa direzione. Che numero è? 799. Numero? 799. 799. E il canto ci aiuta a essere tutti di pari consentimento. Ci vogliamo alzare in piedi e ci spostiamo col cuore verso il Signore per pregare, per cercarlo, per invocarlo. Impara a pregare pure tu. Forse non hai mai pregato, forse hai fatto tutti i gesti. No, impara a parlare col Signore, impara ad esporre la tua libertà interiore per lodarlo, per benedirlo, per glorificarlo, per cercarlo e per chiedere. Perché no? Perché quando entriamo in un'intima comunione ci sentiamo anche la forza di dire Signore, io non so da chi devo andare. E proprio a quest'ora, come quello che dice che gli era capitato un amico e non sapeva dove andare e andò dall'amico per chiedere un poco di pane per farlo mangiare. C'è un amico forse più grande di Gesù? Che a quest'ora ci possiamo andare, eh? Mentre tutti gli altri uffici sono chiusi ed altri che ci dicono solo parole, Gesù ancora ci dà quel pane che abbiamo bisogno per noi e per qualche amico che camminiamo insieme. Dio non rifiuta la preghiera, non rifiuta neppure la tua, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Dio non fa doppia misura. No, la preghiera ti dà forza, la preghiera ci fortifica e dobbiamo proprio metterla in moto, proprio adesso, sì, perché sentiamo che siamo un poco, siamo un poco sfasati, siamo come quei motori che camminano sbilanciati. Dobbiamo cominciare subito, sempre al presente ci dobbiamo, sore, frate, dobbiamo subito cominciare. Non dobbiamo solo dire Dio non rifiuta la preghiera, ma subito spostarci verso di Lui per dire Signore, mo che siamo davanti a Te, non vogliamo perdere, pressare proprio, andare come se non avessimo più la possibilità un'altra volta e cogliere il momento particolare mentre siamo insieme con Lui e insieme tra di noi, perché insieme ci facciamo forza e ci sentiamo forti nel Signore. E poi c'è un altro grande vantaggio, che ci sono molti che il Signore chiama a sostenere con l'intercessione e noi beneficiamo di quei ministeri di intercessione che Dio ha stabilito come sostegno della Chiesa, che mantiene alto il livello di spiritualità nei nostri cuori, perché molti non possono dormire, non si possono riposare, perché Dio mette la passione di intercedere per l'avanzamento dell'opera sua nella vita di ogni credente nato di nuovo o chi deve nascere di nuovo, per la salvezza e per la santificazione, cioè chi non è salvato che riceva salvezza e chi è salvato si santifichi sempre più. Andiamo a Lui con tutto il cuore. Alleluia, apriamoci al Signore. Che sei bello, Signore. Ciò che Dio vuol far per te.
sua mano, allora vincerà. Allora loda, solamente loda, stai piangendo loda, hai bisogno loda, stai soffrendo loda, non importa loda, la tua loda invada il cielo. Avanti aprendo il cammino, spezzando catene, tirando le spine, ordina agli angeli di stare con te, e gli apri una porta che nessuno chiuderà, e ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, con tutta la lode. Ciò che Dio ci sta dicendo, quando Egli sta in silenzio, è perché sta lavorando. Basta soltanto aspettare ciò che Dio vuol far per te. Allora vincerai, e allora loda, solamente loda, stai piangendo loda, hai bisogno loda, stai soffrendo loda, non importa loda, la tua loda invada il cielo. Avanti aprendo il cammino, spezzando catene, tirando le spine, ordina agli angeli di stare con te, e gli apri una porta che nessuno chiuderà, e ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode. Lodiamo, Signore, dagli la gloria con parole tue, tira fuori dal tuo cuore tutta la lode e falla salire come un vapore verso il trono della grazia di Dio. Esprimiti davanti a Lui con tutta la lode, vai, innalza il tuo cuore, le tue braccia, le lodi che salgano come un vapore, il meglio, la gratitudine, vai, che al Signore piace la lode che viene fuori dal cuore, il succo del tuo essere che si sprigiona per salire verso il trono della grazia di Dio, verso colui che è degno delle tue e delle mie lodi. Alleluia, alleluia. Se non sai cosa devi dire, di alleluia, lode a te, Yahweh, ti voglio lodare,
ti voglio benedire, ti voglio glorificare, tu sei grande, tu sei meraviglioso. Alleluia, gloria e lode a te, Signore, sì. Gloria a te, Signore, alleluia. Con tutta la lode, con tutta gloria la lode, con tutta 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 la lode. Benediciamo, Signore, sì, tu sei speciale, a te vogliamo dare tutta la lode, Signore. Tu sei meraviglioso e noi ti vogliamo benedire, Signore. Tu sei grande, tu sei speciale, noi ti vogliamo glorificare. Sorella, fratello, dovunque tu sei, fai sprigionare la lode verso il Signore, fai salire un sacrificio di lode. Metti a bada qualsiasi altro sentimento e loda il Signore con tutto il cuore. Alza le tue braccia, alza il tuo cuore, alza il tuo essere. Adoralo in spirito e verità, fa salire la lode. Alleluia, spanditi nella sua presenza e fai salire la lode, il profumo della lode dal tuo cuore, quella sincera, quella che esce dal tuo essere, sì, sì, che è come la più tenera che tu puoi rivolgere verso Gesù Cristo, il Signore dei Signori, il Re dei Re, il glorioso e meraviglioso Signore. Ti lodiamo, Signore, alleluia, perché mentre tu lo lodi, Egli si abbassa su di te con la brezza della sua presenza e ti rinnova dentro, porta un rinnovamento speciale, alleluia, alimenta quella nuova vita, quella rigenerazione interiore nel dove vengono generati i sentimenti nella tua vita. Egli li rinnova, alleluia. Lode e gloria al tuo nome, Signore, meraviglioso sei, Signore. Ti benediciamo, Sakama Shanda, Rakata la Maya Shandara la Kamasata. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Meraviglioso Gesù, Jesus, Senhor.
verso di lui. Indirizzalo con tutto il cuore verso il Signore. Alleluia. Indirizzali verso Gesù. Indirizza ogni parola verso Gesù. Verso Gesù. Verso Gesù. Verso Gesù. Cantiamolo. Alleluia. Indirizza con attenzione verso il Signore Gesù Cristo mentre proclami che tu sei meraviglioso. Sì, crea quella comunione diretta con Lui. Sì, 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 in una sola direzione. Punta con lo sguardo del tuo cuore verso di Lui che davanti a te, su di te, ti avvolge di dentro e di fuori. Rivolgiti a Lui con tutto il cuore. Punta in una sola direzione. Non parlare inutile, ma dirigi con attenzione del tuo cuore verso di Lui e digli: sei meraviglioso, sei il grande pastore, sei il mio pastore e io ti lodo. Alleluia. Alleluia. Grande pastore, la rocca eterna, potente Egli è, prostrato a Lui, l'amore e l'adoro, meraviglioso Gesù. Alleluia. Alleluia. Ti lodiamo, Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Amen. Accomodatevi. Ebbene, anche la lode è molto importante dal sintonizzarci. Noi normalmente, quando chiamiamo una persona per
coinvolgere la nostra voce e dirigerla verso chi vogliamo che ascolti, verso la persona che chiamiamo. Hai visto, molte volte si fa così. Proprio per concentrare la voce. Quando noi adoriamo il Signore, dobbiamo imparare a concentrare non la voce come quando parliamo ma concentrare la nostra attenzione e, come dire, spostare verso solo il Signore, senza lasciare nessuno spazio. Non ci devono essere interferenze, perché quando tu perseveri nel voler lodare il Signore e ti metti con tutto il cuore dirigendo la tua attenzione, si crea come lo devo spiegare? Come quando si fa la rotta per un aereo. Mentre l'aereo aspetta, dalla sede principale gli viene data la rotta, cioè un segno con un filo che lo porta all'altro aeroporto, che quando si eleva deve camminare seguendo quel filo che gli è stato dato. Se è stato destinato che la sua altezza è a 7.000 metri, lui cammina a 7.000 metri e già vede dall'altra parte l'aeroporto dove si deve. Ci possono essere tempeste, nebbia, nuvole. Quello che è importante per il pilota che segue la rotta che gli è stata data. Quando noi adoriamo il Signore, non c'è una rotta con il filo di internet, c'è la rotta dello Spirito Santo che si collega, ci collega con il Signore. Non è un filo visibile all'occhio umano, ma è un filo di comunione. Quando noi ci posizioniamo per onorare, per lodare il Signore, dobbiamo tendere, mentre stiamo nella Sua presenza, e perseverare dal non permettere che nessun cortocircuito, pensiero, pensieri strani, distrazioni, cose che ci vogliono, non ci devono entrare. Noi ci dobbiamo mettere col cuore dal cercare solo il Signore. Dire a Lui con tutto il cuore le espressioni più belle che possiamo, il desiderio profondo, cioè come se noi lanciamo il nostro desiderio di avere comunione con Lui. Continuo. Questo cosa fa? Quando tu ti immagina che tutti facciamo così, vuol dire che noi siamo di pari consentimento. Siamo sullo stesso tono. E quando noi siamo così, scompaiono tutti gli altri pensieri nostri, orgoglio, presunzioni, cadono, perché non possono restare in questo filo. Questo è un filo privato che viene custodito nel momento che noi abbiamo comunione con il Signore, il suo potere libera da qualsiasi altra cosa, a meno che noi vogliamo distrarci. Lui non permette, però siamo noi padroni di poterlo staccare. Perciò dobbiamo metterci, non è ripetere la lode giusto per dire, ma noi ci predisponiamo in modo che arriviamo ad avere comunione con Lui, senza distrazioni. È un rapporto con lo Spirito Santo e con il Signore. Sai, è un rapporto del cuore. Perciò bisogna metterci il cuore. Non puoi fare tante cose e pensi poi di avere rapporto con Dio. Non so se sei sposato. Non puoi fare altre cose se hai un rapporto con tua moglie. Rapporto è un rapporto di comunione. Con il Signore è un rapporto di comunione. Io ti porto esempi naturali per comprendere quelli spirituali. Perciò ci deve essere tutta l'attenzione del nostro cuore per onorarlo. E allora poi mi manderai un bel messaggio e dirai: ho sperimentato nella mia vita la presenza dello Spirito Santo. Gesù disse a Nicodemo un giorno: noi parliamo delle cose che sappiamo,
ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Noi che abbiamo sperimentato la salvezza, il battesimo nello Spirito Santo, la comunione dello Spirito Santo, parliamo di cose che sono scritturali, ma vissute, e li vogliamo vivere, perché questa è vita nella nostra vita. Senza questo la nostra vita è spenta. Ho detto oggi con un credente, quando io non ho l'ispirazione divina e la presenza dello Spirito Santo, mi sento come un sacco di patate. Non servo né per me e né per gli altri. Sono un pezzo di carne morta. È importante sapere queste cose, perché queste dobbiamo vivere e questa è la vita spirituale di ogni credente. Gloria al Signore. C'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore? Un messaggio, una testimonianza? Hai qualcosa tu? Ecco, dategli il microfono a sta sorellina, questa ha un bel messaggio evangelistico. Non perdere il dono che Dio ti ha dato. Signore, sia lodato, ringrazio il Signore per ogni cosa che fa nella mia vita e per come questa sera sono qua. Lo ringrazio in un modo speciale perché qualche giorno fa il Signore mi ha fatto fare una considerazione leggendo la sua parola che mi ha toccato profondamente il cuore, e come solo la parola di Dio può fare, ti riporta in vita. Tante volte ci scoraggiamo e come io in questo periodo mi sono un po' scoraggiata nel dire: Signore, ma ti sei forse dimenticato? E tante volte noi ci sentiamo abbandonati dal Signore, però il Signore non si è dimenticato. E mentre leggevo la sua parola in Luca al capitolo 10, vedevo che il Signore mandò 70 discepoli, e mentre questi discepoli dovevano andare, Gesù gli diede delle precise indicazioni. In un verso in particolare c'è il Signore dice che coloro i quali non accettano, loro devono dire: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Giustamente le persone sono coloro i quali lo rifiutano, e questa parola ha toccato forte il mio cuore, perché noi tante volte diciamo: Dio, mi hai abbandonato, ma non è così. Chissà quante volte il regno di Dio si è avvicinato a noi, però noi non l'abbiamo, non ce ne siamo accorti, o se ce ne siamo accorti l'abbiamo mandato via. Il regno di Dio non dobbiamo aspettarci che sia una visione celestiale, non dobbiamo aspettarci che siamo rapiti in gloria, ma questi erano semplici uomini, erano 70 uomini che erano mandati da Dio per portare un messaggio da parte di Dio. Ecco, il regno di Dio, caro fratello, cara sorella, caro amico, cara amica, il regno di Dio può essere un messaggio che ti arriva da una persona, il regno di Dio può essere una riunione di culto, il regno di Dio può essere questa sera questa trasmissione, il regno di Dio può essere un desiderio che Dio mette nel tuo cuore, come può essere un pensiero, ma sta a te capire se è il regno di Dio e accettarlo. Se è un pensiero, ecco, comincia a seguire le indicazioni che Dio ti dà, perché il regno di Dio ha due caratteristiche: porta pace e porta benessere. E il Signore mi faceva appunto riflettere che tempo fa ho affrontato una situazione particolare dove ogni giorno Dio mi dava delle indicazioni. Quando io seguivo quelle indicazioni, ogni sera andavo a dormire con la pace, e a distanza di tempo ho ricevuto la vittoria, ho ricevuto il bene. Questa sera il regno di Dio si è avvicinato a te. Sta solo a te capire e sta solo a te decidere se accettare o rifiutare. Può essere anche un pensiero, ma sentilo, comincia a camminare secondo le indicazioni di Dio e vedrai che tu stesso farai parte del regno di Dio e andrai ad annunciare agli altri che il regno di Dio si è avvicinato. Dio non è lontano da te, Dio ti ama, si avvicina a te, ma sei tu che tante volte rifiuti, sei tu che dici: è troppo semplice, non può essere così. Il regno di Dio è guidato da Dio, perciò noi dobbiamo solo ubbidire, perché Dio è sovrano e il Signore sia lodato. Gloria al Signore. Vogliamo sentire anche Graziella, abbiamo Graziella con noi, il Signore ci incoraggia insieme. Grazie. E gloria al Signore per quello che fa. Prego. Gloria sia lodato. Voglio ringraziare il Signore per come veramente ogni giorno si prende cura di me, per come nelle difficoltà veramente lo posso vedere con me, lo sento vivente in me. E voglio leggere alcuni versi in Giosuè che il Signore mi parla in questi giorni, mi ha molto parlato, dove dice: sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare,
perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. E io veramente lo voglio ringraziare, perché ci sono veramente delle situazioni in cui dico: Signore, come devo fare? Non ce la faccio. Mi viene la paura, però veramente il Signore mi incoraggia e mi dice: io sono con te, non ti preoccupare, sii forte. E veramente questo è un incoraggiamento per chiunque. Veramente fortifichiamoci nel Signore, perché il Signore è con noi dovunque andiamo. Signore sia lodato. Dove si trova questo verso? Così lo leggiamo e beneficiamo tutti di una parola che viene da Dio. Giosuè capitolo 1 verso 9. Il Signore ci comanda a non scoraggiarci. Non te l'ho io comandato? Ci sono dei momenti che ci dobbiamo fare animo. Ci dobbiamo, come un ordine di Dio, tu non ti devi scoraggiare. A volte noi ci afflosciamo e arriva Dio con un ordine. Tu non ti devi scoraggiare. Io ti ho comandato, non ti ho comandato che non ti devi scoraggiare, perché io sono con te. Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque tu andrai. Gloria al Signore. Ebbene, la parola di Dio, quando arriva viva al nostro cuore, prende posizione dentro e mette via tutte le altre cose e crea fede. La parola del Signore dice che la fede viene dall'ascoltare la parola di Dio. Non solo ascoltare passivamente, essa prende posizione dentro di noi, diventa l'oggetto dove noi ci poggiamo su di essa. Dio mi ha detto così, Dio mi ha detto così, ha detto: io mi stavo scoraggiando, Dio ha detto: io ti ho ordinato che non ti devi scoraggiare, ma io mi stavo scoraggiando e lui ha detto che io non mi devo scoraggiare. E allora devo ubbidire. Dobbiamo molte volte non vivere il nostro stato d'animo, dobbiamo vivere cosa ci ordina Dio, come è difficile perdonare, per esempio. Ma se Dio dice che devo perdonare, io devo perdonare per essere ubbidiente a Dio. E dopo avverto la differenza, perché quando siamo ubbidienti, Dio è sempre fedele nel dare il contraccambio. Non perché lo meritiamo, ma per farci sperimentare che vale la pena essere ubbidienti a Lui. C'è qualcun altro? Qualcun altra? Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore. E questa sera abbiamo un tracciato, una via. Abbiamo la via che è Gesù Cristo, però poi abbiamo un esempio di come si segue la via, attraverso l'esempio di un credente che è diventato credente seguendo la via. Quando noi parliamo di via, non è una strada, sono delle indicazioni che ci vengono date. Quando noi li seguiamo, arriviamo a destinazione. Come seguiamo le frecce indicatrici su una strada ed arriviamo a destinazione, così quando noi seguiamo quelle indicazioni che troviamo, che ci vengono date da parte del Signore, man mano abbiamo dei riscontri nel nostro cammino. Gli infaticabili entrano nel regno di Dio. Questa è l'espressione più semplice da poter comprendere. Matteo 11,12, leggiamolo insieme. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Che vuol dire? Fino al tempo di Giovanni il Battista c'erano alcuni uomini chiamati da Dio come portavoci di Dio. Con la venuta di Giovanni Battista, che si è allargata la possibilità di avere un incontro con Dio personale attraverso il ministero di Cristo, le cose sono cambiate. A partire da Giovanni Battista, singolarmente ognuno di noi deve in prima persona farsi strada e seguire per sfondare
deve essere perciò violente verso quelle cose che vogliono ostacolare. Giovanni Battista, per esempio, è un violento che per perseverare in quello che era il mandato che gli era stato dato, si fece tagliare la testa. Un violento che perde, no, un violento che vince, perché non tenne conto di ciò che gli poteva accadere. Per lui era importante portare a destinazione quello che Dio gli aveva affidato, perché Gesù aveva detto che nessuno sulla terra era più grande di Giovanni Battista e il minimo nel regno dei cieli era superiore a lui, perché Giovanni Battista ebbe la possibilità di introdurre il Messia sul pianeta Terra. Gloria al Signore, il precursore, colui che avvisava, viene, arriva, ed infatti egli lo presentò al mondo, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, ecco colui che aspettavano tutti, che hanno parlato i profeti. Il regno di Dio avanza solo e solo gli infaticabili vi entrano, ciò vuol dire perseverare, continuare, farsi spazio. Quando attecchisce nel nostro essere il seme della parola di Dio e comincia a cambiare la nostra vita, noi dobbiamo essere penetranti, costanti nel portare a destinazione, farci spazio. Chi vuole fermarci non ci può fermare. E se ci sono delle cose che devono essere tolte, noi dobbiamo fare spazio per queste cose. Forse per capire meglio possiamo leggere in Matteo capitolo 7, verso 13. Se non ci muoviamo in questo modo, restiamo per strada. Fratello, sorella, non ci sono mezzi termini. Quando cominciamo a camminare col Signore non è una passeggiata nel giardino. È la cosa più seria che un essere umano può incontrare. Il regno di Dio è qualcosa di grande, perché quando attecchisce nella nostra vita trasforma la nostra vita. Ma non pensiamo che possiamo camminare così sbandati come dei mezzi ubriachi o sonnambuli, che girovaghiamo così senza sapere dove andiamo. No, non esiste. Non ci sono credenti che possono andare in questo modo. E in questo modo non si va da nessuna parte. Continuare solo a ripetere il Salmo 23, grazie a Dio per quel bel Salmo, ma ci vuole, è un combattimento che bisogna farsi strada, decidere, prendere sempre nuove decisioni. E guardiamo come la parola del Signore ci aiuta. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Cioè, questa restrizione vuol dire che ci si forma davanti a noi un cammino da seguire e non possiamo spaziare per camminare in tutte le strade che si aprono, perché le altre strade si possono pure aprire, ma non sono quelle che portano dove noi vogliamo andare, dove Dio ci ha chiamati e dove Dio ci vuole guidare. Sono due vie. Se leggiamo superficialmente, può dare l'impressione che alla fine si arriva allo stesso posto. Ma non è proprio così. A volte sembra. Quando ero piccolo e prendevamo spesso i treni, quando arrivavo in una stazione più grande, vedevo che il treno ritornava da dove eravamo venuti e dicevo, oh mamma mia, mo se ne torna un'altra volta e come facciamo? E invece poi non era così. Capii che c'erano dei binari che si
muovevano diversamente. Bastava prendere il treno giusto, anche quando sembrava che tornava un'altra volta dove eravamo arrivati, mi resi conto che mi sbagliavo io. Molte volte può essere così. Pensiamo che è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. È solo Cristo che è indicato nella parola di Dio è quella data da Dio ed è la via che conduce alla vita eterna dichiarata da Gesù. Non tutte le vie. Non alla fine pensiamo di prendere quella larga e arriviamo lo stesso. Scordiamocela, perché nel Vangelo non esiste. Se è un Vangelo apocrifo, allora non è quello di Gesù Cristo. Perché la parola del Signore dice in Giovanni capitolo 14, verso 6, ci sono dei motivi validi quando ci viene indicato il perché. Perché la parola del Signore, man mano che noi ci addentriamo e prendiamo passione di volerla leggere e meditare, ci dà chiarimenti, ci dà luce e ci fa comprendere e ci rafforza nel restare posizionati sul binario giusto. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È d'accordo anche il Padre, perché il Padre ha confermato questo, Gesù lo ha detto, il Padre l'ha confermato e i fatti lo comprovano. Per mezzo di Gesù Cristo possiamo avvicinarci a Dio per quello che Egli è e per quello che Egli ha fatto, non solo per quello che Egli è, perché senza di Lui noi non potevamo ricevere la salvezza, perché come peccatori non avremmo mai potuto entrare in comunione con Dio. Perciò se Gesù Cristo è la via, non è soltanto perché lo dice, per quello che Egli è, unigenito figlio di Dio, Dio venuto in carne, e non solo, ma per quello che Egli ha fatto in nostro favore, perché se no diversamente non c'è un'altra via per avere comunione con Dio. Per mezzo di Gesù possiamo avvicinarci a Dio per quello che Egli è e per quello che Egli ha fatto, come ben chiaro nella predicazione degli Apostoli. Leggiamo insieme qual è stato il messaggio degli Apostoli e perché il cristianesimo ha rivoluzionato il mondo allora conosciuto. Atti degli Apostoli, capitolo 4, verso 12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi abbiamo ad essere salvati. La via angusta della fede in Gesù che porta alla vita eterna. Il Sinedrio aveva scelto quella larga e infatti non ha conosciuto Dio. Il Sinedrio, con tutta l'amministrazione e tutti i capi religiosi, hanno portato Israele a vagabondare per circa 2000 anni in giro per il mondo con milioni di milioni di milioni di ebrei trucidati, massacrati senza una nazione per una scelta sbagliata fatta dalle autorità religiose del tempo di Gesù. Il guaio non è poco, i fatti ce lo dimostrano e perciò tutto questo è accaduto perché non hanno creduto in colui che ha portato la salvezza prima di tutto ai suoi, al suo popolo, rigettandolo. Il prezzo è stato caro, è stato pagato un grosso prezzo e Dio ci deve aiutare perché questi esempi, quello che è scritto nella parola del Signore, servono per noi in modo che non commettiamo gli stessi errori.
questa nuova via ci porta verso una nuova vita che esplode nel cuore attraverso la predicazione del Vangelo. È sempre un'opera che fa Dio, la scintilla della nuova vita e della salvezza è un'opera divina che attraverso l'ascolto o la predicazione del Vangelo questa scintilla inietta, mette la miccia e accende questa nuova vita che si chiama salvezza in Cristo e non in nessun altro, perché Dio ha stabilito così. Romani capitolo 1 verso 16, questa potenza esplode nel momento che noi ci apriamo a Dio mentre ascoltiamo, leggiamo la sua parola, essa parla al nostro cuore e per la gloria di Dio esplode nella nostra vita. Qualcosa che sembra strana, ma lo vediamo anche nella natura, alcune cose strane. Ho visto certe volte dei fiori nelle rocce che nessun giardiniere sa coltivare, come sono belli nelle rocce così, che chi li potrebbe mettere? Invece Dio lo fa queste cose. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio che porta salvezza a chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, del religioso ed anche dell'acculturato, oppure dei giudei o dei gentili, le due categorie, senza riguardo alla qualità delle persone, perché ha in sé l'onnipotenza di Dio. Nella predicazione del Vangelo c'è la presenza dello Spirito Santo che aziona il potere divino e porta la salvezza e inietta il potere del regno di Dio nella nostra vita. Questa è la bellezza, questa è la grandezza dell'opera del Signore. Solo Dio può sconfiggere la natura peccaminosa e dare vita nuova. Non è un acculturamento diverso. Quello che sempre ci sorprende è quando una persona accetta Gesù nella propria vita, il giorno dopo ci istruisce come dobbiamo camminare. Molte volte i nati di nuovo da qualche giorno danno istruzioni ai credenti anziani che si sono addormentati nella fede come si cammina col Signore. Questa non è una università naturale di questo mondo, è il potere del regno di Dio che trasforma mente e cuore. È la verità celeste, il potere della parola di Dio che si muove in questo modo. A chi crede, che vuol dire chi crede? Chi si affida, chi confida, chi ha fiducia, chi mette la propria vita nelle mani del Signore dicendo: Signore, hai ragione, io ho sbagliato, io ho torto, tu hai ragione ed ora io mi metto nelle tue mani e voglio essere guidato da te. E lì cambia tutto. Si affida, confida, ha fiducia. Il nostro essere che dice: solo tu, solo tu, solo tu. Ho detto prima, quando lo lodiamo dobbiamo fare così, quando andiamo al Signore dobbiamo fare così, perché quando incominciamo a distrarre la nostra mente diamo spazio a tutte le idee che vengono intrappolate dal nemico, ci spostano dal dirigere la nostra attenzione verso colui che può e ci perdiamo per strada. Perdiamo la concentrazione del cuore e non riceviamo nulla. E questo è il guaio del cristianesimo moderno. Però vogliamo guardare anche un esempio, in modo che ci rendiamo conto che cos'è una persona violente, una che non si arrende, un infaticabile. Il suo potere si sprigiona in noi con la scintilla della fede, come la dinamite. Quando arriva il messaggio
al nostro cuore, cambia tutto. Il primo passo è di avere interesse verso le cose di Dio. Se non abbiamo interesse, guardiamo un uomo che, se lo seguiamo, come ha seguito la via per non perdere l'occasione. E lo leggiamo insieme in Atti capitolo 10, verso 2. Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio assiduamente. Era interessato di voler conoscere Dio. Non si fermava, faceva, si muoveva, era interessato e si dirigeva nella giusta direzione. Poi quando noi siamo così interessati, Dio non manca di crearci la continuità per arrivare a destinazione. Leggiamo un'altra volta in Matteo capitolo 11, verso 2, così non perdiamo il concetto. E poi guardiamo quest'uomo che sembra un uomo mite, però è un violento, perché vuole arrivare a destinazione per arrivare fino in fondo. Dio ci deve aiutare. Capitolo 11, verso 12 di Matteo. Un violento, uno instancabile, dai giorni di Giovanni il Battista, e qui siamo dopo, fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Ho detto prima che non è una passeggiata camminare con Dio, è la cosa più bella che noi possiamo sperimentare, ma c'è bisogno dell'interesse del nostro essere, perché senza questo noi restiamo per strada, perdiamo il tempo e non godiamo né le cose del mondo né quelle del cielo. Perdiamo la terra e il cielo, perciò è una scelta seria. Questo dice la parola del Signore. Infatti chi voleva seguire Gesù così, un poco, Gesù non li accettava proprio. Non ha mai detto sì, vabbè, vieni, poi vediamo. O sì o no, senza mezzi termini. Mi piace Gesù perché... Ora, guardiamo la via, quest'uomo che ci dà un esempio come la segue. Atti 10,4. Cerco di abbreviare. Egli, guardandolo fisso, preso da spavento, rispose: che c'è, Signore? E l'angelo gli disse: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Verso 8. L'interesse non si era fermato. Aveva convinto Dio. E dopo aver raccontato loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Cioè, non si fermò a ciò che gli aveva detto l'angelo. Proseguì la via, chiamò dei soldati, gli spiegò e continuò, perché voleva un violento. Verso 24. Non ci vuole molto. Ci sono degli esempi di violenti che ci aiutano a dire che voglio fare da grande. L'indomani arrivarono a Cesarea, 3 giorni di cammino. Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi amici intimi. Non si ferma neppure di avvisare il vicinato che stava per arrivare un pescatore. Pescatore per pescatore, Dio si serviva per portare il messaggio della salvezza a questo centurione. Verso 25. Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Un altro impegno, lui era di gran lunga superiore a Pietro, perché era un centurione, ma lui voleva arrivare fino in fondo. Nelle cose spirituali
abbiamo bisogno di mettere in pratica la nostra umiltà. Frate e sorelle, la strada è semplice, solo che noi la complichiamo noi. Verso 33. Perciò subito mandai a chiamarti. Non si perde d'animo, persevera, continua, e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Una predisposizione totale di volere ascoltare il messaggio di Dio. Fratello, sorella, questo lo può fare qualsiasi essere umano che vuole incontrare Dio. Quando Dio dice se mi cercate con tutto il cuore, non vuole dire che ci mettiamo in un angolo, stiamo 3 ore a cercare e poi viviamo la nostra vita all'acqua di rose. Vuol dire che cerchiamo Dio e seguiamo piano piano le indicazioni man mano che la strada diventa chiara, per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Perché il Signore crea delle occasioni per farci arrivare il messaggio nel modo giusto, al messaggio giusto, ma ci deve essere pure il nostro interessamento. Se non c'è il nostro interessamento, che ci infastidiamo di ascoltare quello che Dio ci vuole dire attraverso qualche suo servitore, vuol dire che stiamo rinunciando. Non siamo gli infaticabili, siamo gli sfaticabili. Cioè, siamo il contrario. Guardiamo nel verso 38 e cerco di abbreviare, poi te lo leggi quando è dopo. Vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Verso 40. Lui ascolta il messaggio che gli viene proposto il Salvatore, il Liberatore, colui che Dio aveva risuscitato, ha risuscitato, e percepisce che il messaggio viene da Dio e colui che parla è degno di essere creduto e porta il suo cuore a credere, per ora ricevere la salvezza. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse. Verso 43 e 44. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati che non aveva ancora ricevuto mediante il suo nome, ma è attento perché sente il bisogno di essere perdonato. Mentre ascolta, il cuore si apre, e mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. Verso 48. E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Ci è voluto molto tempo? Il Signore dice che gli infaticabili, quelli che veramente cercano Dio, incontrano Dio. Non te la prendere con Dio. Se non sei un infaticabile, fammi dire una cosa che viene da parte del Signore. A Dio non lo incontri mai, perché quando Dio ti comincia a aprire una porta, tu devi cominciare a seguire, devi avere interesse, se no è inutile che miagoli tutta la vita, Signore, Signore, e non ti decidi mai di seguire le direttive che ti portano a destinazione. La via è Gesù, ti dà delle indicazioni che tu, quando li segui, hai dei riscontri, fai delle esperienze, cominci a vedere, quando ti impegni seriamente, i primi miracoli che il Signore fa nella tua vita, si consolida la tua fede e poi non ti smuove manco il demone più grande di questo mondo, perché
poi sono le esperienze che tu fai col Signore, che non ti permettono più di mollare, perché il Signore si rivela e allora sei una persona che non ti smuove nessuna ruspa. Possono venire tutte le forze dell'inferno, tu diventi sempre più forte nel Signore, perché chi lo cerca lo trova. Gesù è la via. Nel momento che si comincia a aprire uno spiraglio che il Signore ti dà, sorella, tu lo devi seguire, fratello, tu lo devi seguire. Non dobbiamo restare come degli imbambolati che non sappiamo manco chi ci ha creati. Quando cominciamo a seguire le direttive del Vangelo, allora vediamo la gloria del Signore che si manifesta nella nostra vita. Vogliamo leggere che cosa dice Matteo 11,12? Cominciamo ad essere violenti con noi stessi per dire, come diceva Paolo, io tratto duramente il mio corpo perché? Perché non voglio che arrivo, che ho predicato agli altri e resto io fuori. Ognuno di noi deve personalmente sapere che seguire il Signore è la cosa più bella che possiamo noi fare, ma ognuno di noi deve sapere che deve farsi spazio per far crescere quello che Dio pianta nel nostro cuore. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Vogliamo ringraziare il Signore per la semplicità del Vangelo e per quanto stasera ci ha fatto comprendere. Ci ha dato direttive da seguire. Se noi non li seguiamo, non ce la prendiamo con Dio. Ce la dobbiamo prendere con noi, perché Dio ci parla, ci dà le direttive, siamo noi che li dobbiamo seguire. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo ringraziare il Signore. Signore, noi ti ringraziamo per la semplicità della Tua parola e del potere che la Tua parola ha per portare nuova vita nella nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu ci fai sperimentare il potere della Tua presenza. E noi ti vogliamo tutti ringraziare, ti vogliamo presentare quanti, Signore, hanno incominciato il cammino e si sono affievoliti, sono restati per strada. Signore, soccorrili. E quanti, Signore, stanno continuando e incontrano delle difficoltà. Signore, grazie per l'esempio che tu ci hai dato. Giovanni ebbe anche lui qualche difficoltà, anche se era stato chiamato da Gesù come uno dei più grandi, ma arrivò il momento anche da rimetterci la testa, ma non venne meno. Signore, sì, aiutaci a seguirti da vicino per sperimentare ogni giorno l'assistenza e la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, per essere più che vincitori insieme con Cristo, che vive nella nostra vita, e per la sua gloria ti chiediamo di assisterci e di aiutare ogni fratello, ogni sorella che questa sera sente il bisogno di una riconversione a te per iniziare un cammino serio e proseguire. Aiutali, Signore, aiuta ogni fratello, ogni sorella che sta prendendo sante decisioni davanti a te. Nel nome di Gesù Cristo, Padre, ti ringraziamo. Amen. Amen. Dio vi benedica, Dio ti benedica. Ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale. Pace e buonanotte.